Vai. Beh, direi una partita importante, una vittoria importante, raggiunta e strappata con i denti in una partita di straordinaria intensità, durezza, no, dove tutto era difficile, qualsiasi blocco, qualsiasi tiro, qualsiasi uno contro uno era contrastato, era ostacolato, e quindi devo dire una partita di grandissima intensità, e che noi abbiamo avuto la capacità, contrariamente a quello che c'era successo magari nelle ultime tre gare, dove avevamo condotto per quasi tutta la gara per poi nel finale vedercele portare via tutte. Oggi invece abbiamo avuto la capacità, proprio nel finale, quando sembrava che Caserta avesse definitivamente o quasi preso l'inerzia della gara, riuscire ad avere questa reazione e una difesa dopo l'altra, più che un attacco dopo l'altro, siamo riusciti a riconquistare fiducia, a riconquistare palloni importanti e alla fine a gestire, direi, con grande razionalità e grande lucidità i minuti finali, cosa che purtroppo nel recente passato non c'era riuscita, quindi un passo in avanti, sicuramente una crescita, ma soprattutto quello che mi interessava era la crescita emotiva di una squadra frastornata, giovane e frastornata da un avvio difficile, che chiaramente ci aveva fatto meritare anche qualche critica, qualche giudizio magari non particolarmente positivo. Noi giocatori, allenatori, abbiamo una grande fortuna, una grande sfortuna, che è il campo, e il campo parla sempre. Le ultime tre partite non siamo stati brillanti, oggi credo che il campo abbia parlato e abbia detto delle cose a favore di questo gruppo. Eravate meno 12 al 28esimo, sì. non era facile. Abbiamo imparato da quelli che ce ne hanno portati via 15 in 6 minuti 2 settimane fa, quindi abbiamo fatto tesoro. Bisogna sempre imparare dai propri errori e dalle capacità degli altri. Credo che questa volta, insomma, non abbiamo superato il maestro, però l'abbiamo seguito da vicino. Che voto dai a Cucci, che secondo noi è stato determinante perché ha dato una bella svolta? Io onestamente amo poco parlare dei singoli e soprattutto amo poco farlo, non perché non condivida un giudizio o meno, ma perché credo che oggi la cosa importante fosse per noi la squadra. Prima mi è stata fatta la domanda relativa ad Aaron Thomas ha fatto i primi due quarti molto anonimi, falli, non i falli, molto in panchina, poi è diventato offensivamente un grande protagonista. Però se pensiamo alla difesa di Bonaccini e di Palermo sulle due guardie, su Giuri e su Allen, cioè credo che tutti noi oggi, per la prima volta direi che anche Thompson è stata una presenza sugli aiuti, una presenza dentro l'area importante, quindi ci sono tanti svariati motivi. È chiaro che quell'assetto e l'intensità che ci ha messo Valerio nel vivere quel momento della partita sono stati importanti, ma onestamente non per svilire Valerio, che è stato un giocatore importante senza dubbio, non più o non in modo diverso rispetto ad altri. È chiaro che quello è stato il momento decisivo della gara, sicuramente, e il suo modo di interpretarlo è stato un modo perfetto, che è quello che noi vogliamo che lui faccia tutte le partite. È sempre difficile commentare una partita del genere, perché poi c'era grande nervosismo ed era palpabile, soprattutto i primi due quarti eravamo molto contratti e onestamente non so il perché, forse anche per l'importanza della partita, non lo so, però siamo stati fino ad oggi una squadra brillantissima in attacco e oggi veramente facciamo fatica a fare canestro. Soprattutto i primi due quarti, poi dopo ci siamo un po' più rilassati mentalmente e siamo andati avanti tranquillamente. Poi dopo c'è stato un altro momento in cui siamo andati in difficoltà e questo purtroppo è quello che ci accompagna oggi, fino ad oggi. Nei momenti decisivi andiamo in difficoltà e abbiamo creato anche delle buone situazioni aperte e le abbiamo sbagliate. Abbiamo mancato il KO finale, e purtroppo nel basket questo lo paghi perché poi episodi tra rimbalzi d'attacco o palle perse, alla fine questo ti punisce sempre. Montegranaro è stato bravo a crederci fino alla fine, c'è poco da dire e poco da commentare, c'è da lavorare sicuramente.
giocatori devono capire che questo è un campionato dove le partite durano 40 minuti, non 30, 35, ma 40. E purtroppo la stessa situazione di Ravenna, siamo andati a Ravenna domenica scorsa, 3 minuti alla fine eravamo pari e poi lì l'abbiamo di nuovo buttata. Purtroppo non ci sono altre cose da dire, bisogna andare avanti e provare piano piano a mettere dentro anche queste situazioni.